Salve ragazzi, ben trovato, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti nella doppia player. Vedi Darmian e Politano che non vedete. Adesso vi faccio vedere un attimo, eccolo qui, Politano. Entrambi showdown, quindi uno dei due si può accreditare di più due. Se esce un pareggio è un più uno ad entrambi, se esce una vittoria diventa un più uno per uno dei due. Però prima di iniziare questo video rilasciate un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. State cercando una maglia calcio per le vostre partite di calcetto e non sapete dove andare? 11calcio-it.com, trovate link e codice coupon qui in descrizione. Ci sono anche le maglie retro tipo dell'Argentina, tipo una delle vecchie maglie di Maradona. E non solo ragazzi, potete avere anche la maglia tipo la seconda dell'Argentina con la personalizzazione del nome e il numero, la seconda del 2014 ragazzi. Trovate link e codice coupon qui in descrizione. Politano sulla fascia riceve palla, scarica su Griezmann, si inserisce Politano, peccato Griezmann. Politano scarica su Griezmann, poi la riprende Politano che scarica su Darmian che la ridà al napoletano. Cerchiamo un dribbling in rapidità, velocità, è un'altra skill, un tiro da posizione impossibile, è impossibile. Politano si inserisce, Politano in mancino di Politano, ribattuta e vabbè. Darmian si è visto poco in questa partita, aveva appena iniziata. Darmian da terzino, sto giocando Darmian terzino. Darmian che Lautaro Thuram. Darmian, bello questo intervento lì a recuperare. Darmian su Kvaratskhelia, vediamo se tiene più o meno il passo questo Darmian. Showdown, confronto con Politano, vediamo chi si upgraderà. Politano sulla fascia per Griezmann, dobbiamo far fare un gol a Politano che fisicamente non riesce a sovrastare ovviamente. Politano, 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 segna così in maniera molto casuata. Darmian non si fa superare, recupera insieme a Politano, possono partire sulla fascia. Politano scatta poderoso di Politanos. Politanos, e vabbè qua ho sbagliato io. Ancora Politanos, il lancio però di Darmian male. Partiamo dal terzino. Politano nasce terzino, può fare terzino destro o difensore centrale. Difensore centrale per me è solo in una difesa a 3. Se diventa più forte anche una difesa magari al posto di un Bremer ad esempio, no? Perché con stats maggiori potrebbe essere anche interessante. Ma è un po' bassino, è un po' con body type un po' medio, quindi non è possente ragazzi. Un SBC che costa sui 45k, si completano 4 sfide, c'è un IF. Il rating non è nemmeno alto, però onestamente è più l'IF a aumentare il suo prezzo. Ha un ruolo plus plus, io l'ho giocato solo con il ruolo plus, può fare il falso difensore, però purtroppo facendo il falso difensore tende a lasciare il buco in difesa, quindi appunto una difesa a 4 diventerebbe una difesa a 3, quindi non ve lo consiglio. Bravo nella fase difensiva di recupero, mi piace poi il suo capello molto sbarazzino, non è lentissimo ma non è velocissimo, ha un buon controllo palla. Non è uno che fa cose azzardate, è abbastanza sicuro e devo dire che è un buon passaggio, una buona fase difensiva, ripeto ancora una volta, una buona fase di fisico ma non perfetta. Nel complesso un terzino buono, valido, niente di eccezionale ma nemmeno una merda che cammina tra virgolette ragazzi. Indice di ibridabilità da 1 a 3 per me è un 3 tranquillo. Come stile intesa io l'ho usato con base, ma probabilmente mettendoci un Ombra o un Basic possiamo andare bene. Ombra lo consiglia Footwin, ma onestamente parlando non mi ispira. Avrei preferito più un Ancora, però con Ombra diventa anche fortissimo. Aspettiamo e vediamo se possa ricevere un upgrade SBC che scade il 10 di novembre. Come stili di gioco plus non è alcuni stili di gioco, qualcosa in fase difensiva, tipo il Procione, qua la Volpe, che cacchio è, la scivolata, il blocco, pardon, che non sono male, il inesauribile che male, non fa mai. Come alternative sicuramente c'è Di Lorenzo, base, terzino destro, anche
volendo Dumfries come altre alternative, Zanetti, Zambrotta. Ragazzi, un SBC da fare, se non la pagate, sì. Se la pagate 40, no, ragazzi, per me no. Ma venendo alla conclusione, il mio voto per questa carta, ragazzi, 7. Veniamo a Politano. Politano, stesso SBC, nel senso che richiede un if, ed è una cosa che mi dispiace. Due SBC da completare per lui. Ha un ruolo alternativo che serve dall'ala destra, l'ho giocato come esterno destro, però non con un ruolo plus, ma l'ho giocato con ala. Attaccante interno diventa un plus plus, un plus ala destra invece, regista largo. Beh, onestamente parlando, è un esterno che ha una, non so, ha avuto una bella falcata, accelerazione 88 si nota, ho notato in alcuni scatti, cosa che mi è nel complesso piaciuta. Ha un bel dribbling nel control palla, nello stretto, nell'agilità, nell'equilibrio. Mi è piaciuta questa sua capacità, ecco. Lui può upgradarsi, dipende se Napoli vince contro l'Inter. Il tiro non è male, non ha il tiro di precisione plus, peccato, nemmeno normale. Vabbè, peccato, con un mancino così non sarebbe stato brutto, un po' alla Griezmann per dire. Ha dei calci piazzati passabili, un passaggio che non è manco male, ragazzi. Sa fare i suoi passaggi, però non è... allora, 4 di piede debole, 4 di skill, 4 di piede debole, però un po' relativo, perché usa molto il mancino. È più un 3,5 di piede debole, ragazzi. Come ruolo principale potete metterlo ala, perché comunque fisicamente parlando non è eccezionale, una buona resistenza, però non ha tutta sta forza, scarsa aggressività. Come alternative in Serie A vi direi, allora lo sto vedendo su Footmin, come altre alternative le dico già, c'è tipo Rafinha, Saka, Foden, Med, Diani, Hansen. In Serie A direi Pulisic 86, uno fra tutti. Indice di imbredabilità da 1 a 3, 2 più per il Napoli, qualcosina nel Napoli ci può stare, ma niente di eccezionale. SBC che costa 35k più o meno. Lo stesso discorso di Darmian. Se non lo pagate, cioè se avete tutto nel club non scambiabile, ok, che poi vabbè hanno il loro prezzo, vabbè. Però se dovete comprare un IF per farlo, non ve lo consiglio. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, un 7. Stile intesa per lui. Allora, o falco o motore. Ma ditemi voi cosa pensate di queste carte, di questa review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. E così vi spoglio, vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli, e al prossimo video.